Italia Conference 2019. Siamo con il dottor Gabriele Giacoma, che è CEO, amministratore delegato di Assiteca. Una cosa molto interessante, perché Assiteca è l'unica realtà, abbiamo preparato una piccola scheda, di servizi professionali creata per assistere le aziende nella gestione integrata dei rischi d'impresa. Insomma, un tema che in Italia non è che è facile proprio far passare, far maturare, che uno insomma deve gestire in maniera integrata i propri rischi d'impresa. Si spera sempre nella fortuna della dea bendata, o no? Bah, sì, è un tema sul quale effettivamente noi negli anni ci siamo impegnati a fare un'ampia attività di education alle aziende. In passato forse è meno sentito, oggi comincia invece a essere un tema sulle scrivanie dei manager e dei board delle aziende. In questo Assiteca, che nasce come un tradizionale broker assicurativo, negli anni, cambiando le esigenze delle aziende, cambiando, evolvendo il profilo dei rischi di impresa, ha investito per allargare quelli che sono le tipologie di assistenza anche a tutte le attività consulenziali che fanno sì di prevenire gli eventi avversi o di strutturare l'azienda in modo da mitigare gli impatti di questi eventi nel momento in cui si realizza. Può farci qualche esempio più significativo, insomma, che non sia l'incendio? Ma un esempio importante sono i numeri che ci arrivano dalle statistiche delle interruzioni delle attività operative. Ormai viviamo in un contesto economico dove le supply chain delle aziende sono allargate e quindi integrate, e i numeri ci dicono che aziende che subiscono degli eventi avversi che bloccano l'attività produttiva per un periodo di tempo prolungato, nel 30% dei casi chiudono entro un anno e nel 50% dei casi chiudono entro 3 anni. Questo non ha nulla a che fare con la copertura assicurativa, ha a che fare con le perdite di quote di mercato, perché nel momento in cui interrompo la mia attività produttiva sono sostituito da un'altra azienda e le conseguenti difficoltà di riguadagnare queste quote di mercato. Quindi lo shock finanziario più le perdite di mercato fa sì che queste aziende non riescono più a riprendersi. In un contesto di questo tipo, una realtà come Assiteca non può che impegnarsi non solo nel trasferire al mercato assicurativo quello che è il rischio residuo che si ritiene non opportuno ritenere in azienda, ma aiutare queste realtà a prevenire, a fare in modo che le cose non succedano e nel momento in cui succedano che abbiano degli impatti bassi e quindi ad esempio dei piani di continuità operativa che aiutano a riprendere in tempi più stretti del normale. Senta, visto il bilancio 2018, è stato un buon bilancio, no? In crescita, tutti gli indicatori in crescita, siete soddisfatti? Ma siamo soddisfatti, non ci accontentiamo mai. Effettivamente questa proposizione, il piano, è stato ben recepito dal mercato, le aziende sono contente. La nostra strategia è quella di aggregare un mercato che è da una parte polarizzato su pochi grossi player, ma poi nella fascia delle piccole realtà è ancora estremamente polverizzato. Una delle motivazioni che ci ha portato a quotarci è anche quella di continuare in questo processo di crescita per linee esterne, però i numeri, guardandoli in dettaglio, sono frutto di una strategia che è fatta di un misto di operazioni di acquisizione e di crescita organica e quindi per linee esterne, data dalla crescita del parco clienti e dall'allargamento dei servizi anche su nuove attività consulenziali. In questo il mercato si sta complicando, si parla di cyber risk, ovviamente le aziende si trovano a dover affrontare tematiche nuove e questo aumenta la domanda dei nostri servizi. Senta, parlava lei di quotazione, no? Com'è l'esperienza di quotarsi là? Al di là poi ovviamente dell'obiettivo di raccogliere capitali per finanziare la propria crescita, i propri investimenti, ma c'è qualche altro valore aggiunto che fornisce la quotazione in un segmento di borsa? In questo caso stiamo parlando dell'AIM, ma c'è lo Star, c'è il mercato principale. Sì, la quotazione in genere per noi la vediamo in modo molto positivo al di là del segmento. Sicuramente per noi l'AIM è un primo passo.
che ha un significato quantomeno duplice. Sitec è sempre stata un'azienda votata alla trasparenza e alla comunicazione. Da quando ci siamo nati abbiamo avuto i bilanci certificati, poi con l'avvento delle nuove normative, modelli organizzativi 231, bilancio sociale, oggi report di sostenibilità, rating di legalità, insomma tutto quello che poteva essere fatto per comunicare e dare informazioni al mercato sulla nostra realtà è stato fatto, e quindi la quotazione in questo senso è un momento di in continuità con quello che è stato fatto in passato. Il nostro obiettivo inoltre è quello di continuare ad aggregare il mercato, e parlo di aggregazione e non di acquisizione perché sono due posizionamenti diversi. Noi vogliamo aggregare, il mercato ha bisogno di dimensioni, perché sviluppare i servizi di cui parlavamo prima, dalla cyber security ai piani di continuità, richiedono alle aziende di investire in anticipo rispetto a quelle che sono le domande del mercato, e lo si può fare quando si hanno le spalle grandi, come oggi a Sitec. Bene. Io ringrazio molto Anna, volevo un'ultima cosa, voi avete sedi anche, ho visto, in alcuni paesi nell'ambito dell'Unione Europea, però insomma in Spagna credo, no, eccetera, e volevo capire, c'è una sostanziale differenza tra il mercato italiano e mercati vicini comunque, diciamo, dell'Unione, o i mercati, le caratteristiche del segmento di mercato in cui opera Sitec sono omogenee o disomogenee? No, le caratteristiche sono disomogenee. Nel caso del mercato spagnolo è un mercato simile al nostro da un punto di vista di conformazione. Poi le esigenze dell'azienda, ovviamente, da Germania, Francia, Spagna, Italia, come gestione dei rischi di impresa sono le stesse. È diversa la conformazione del mercato del brokeraggio. Spagna è abbastanza simile a noi, è un mercato piuttosto frammentato, con una somiglianza culturale, ed è per questo che abbiamo cominciato a investire lì per dare via a quello che era uno dei piani di quando ci siamo quotati, di internazionalizzazione della nostra azienda. Adesso abbiamo due uffici a Madrid e Barcellona, e dopo aver dato una struttura solida alla base, adesso il piano è di crescere anche in quel paese. Due settimane fa, abbiamo aperto a Lugano in Svizzera, quindi stiamo dando via anche a questo terzo capitolo della nostra strategia. Bene, ringrazio molto il dottor Gabriele Giacoma, ricordo CEO, amministratore delegato, insomma, di Sitec. Grazie a lei.